Sarà della Siena il calcio d'inizio in questo primo tempo sulla pallone Maccarone. Per Ronaldo dopo uno spezzone. All'esordio in casa a San Siro, la prima partita da titolare, primo pallone giocato dalla Siena. Lancio di Castaldello. Palla nella zona di Corvi, gira a beneficio di Maccarone. Va in chiusura Bonera, raddoppio di marcatura di Gattuso. Intervento deciso del centrocampista del Milan, palla fuori. Messina era molto vicino all'azione, ha ravvisato l'irregolarità di Gattuso, calcio di punizione. E già una punizione molto pericolosa con la posizione, lì. Basta che uno tocchi e crea difficoltà per il portiere. Battuta di Cozza, palla tesa. Messo fuori addirittura Ronaldo. Il primo ad arrivare sulla pallone Molinaro, uno dei giocatori rivelazioni in questa stagione della Siena. Palla nella zona di Codrea. Il lancio della Romeno, lo scatto di Maccarone, difende di forza il pallone all'interno dell'area di rigore, prova a girare verso la porta di Stolari, palla sul fondo, applausi per questa caparbia iniziativa di Maccarone. Bonera ha rischiato perché a un certo punto lui pensava che avesse, ha reclamato con l'arbitro che il giocatore di Maccarone aveva toccato la palla con la mano, però l'azione è proseguita, perciò ha rischiato moltissimo. Imposta Bonera. Calazze, l'apertura per Cafù, pallone verticale, si è allargato Oliveira, intervento in anticipo sul brasiliano, ma insiste il Milan, pallone recuperato da Gattuso, l'apertura di Pirlo, ancora Cafù che è rimasto a sostegno in posizione avanzata, fa movimento senza palla Gattuso che viene ignorato, chiude bene il Siena all'altezza della propria tre quarti. Pirlo defilato a sinistra da Ronaldo. Pirlo cerca Oliveira, tocco corto per Brocchi, Ronaldo servito a sinistra, subito circondato da tre avversari, la brasiliana lo fa filtrare, palla all'interno dell'area, Oliveira viene chiuso, pallone recuperato da Calazze, sbaglia la colpo di testa regalando il pallone a Maccarone, palla in verticale di Antonini, attenzione a Corbia, l'ingresso in area di rigore, contatto con la Bonera, va giù Corbia, tutto regolare per Messina. Sì, nessuno ha reclamato il rigore perché assolutamente non c'era, è stato regolarissimo l'intervento del giocatore del Milan. Riparte Jankulowski, si inserisce Brocchi, Oliveira, intervento in chiusura di Castaldello, è falloso, calcio di punizione. Oliveira diventa pericoloso soprattutto in quella posizione lì quando affonda, va sulla linea di fondo perché lui protegge molto bene il pallone. Qui c'è molta qualità nell'attacco del Milan quest'oggi perché tutti e tre piedi buoni. Calcio di punizione affidato a Pirlo. In 5 del Milan all'interno dell'area di rigore, batte Pirlo, palla bassa, c'è una deviazione. E la pallone scavalca la traversa e va sul fondo, Manninger immobile, deviazione di un giocatore del Milan, almeno questa è l'interpretazione di Messina, la pensa diversamente Kaká che voleva il calcio d'angolo. Ma... E sono il pallone Maurizio, vediamo. Questi sono pericolosissimo. Si è toccato Kaká forse con le ginocchia, se non mi sbaglio. 3 minuti e mezzo dall'inizio della partita, Siena 0-0 tra Siena e Milan, sono 3 precedenti, 2 vittorie del Milan, 1 vittoria del Siena, 17 aprile del 2005 finì 2-1 per il Siena, ma fu una partita che fece molto discutere per le decisioni dell'assistente Baglioni che penalizzarono clamorosamente il Milan. Tutti. Storari. Bonera, pallone per Pirlo, Bonera, Cafù, la copertura Corvie che si sacrifica di più il ripiegamento rispetto a Maccarone che resta in posizione avanzata, anticipato Oliveira, il Milan guadagna rimessa nella zona d'attacco, Kakà, pressato Kakà, resta in possesso di palla, poi c'è l'intervento di Messina, calcio di punizione,
È un periodo che Kakà, quando viene marcato così troppo stretto lì, non lo lasciano proprio giocare, puntano solo su uomo, non sul pallone, e è pericoloso per il giocatore che sta marcando lui, perché se viene a morire due volte chiaramente rimangono in 10. Si carica Pirlo dalla battuta del calcio di punizione, sono adesso 4 con l'arrivo di Boneri, giocatori del Milan all'interno dell'area del Siena. Gran movimento da parte di Ronaldo, non serve la posizione Pirlo, prima però attende il fischio di Messina che è andato un po' a richiamare i giocatori. Tocco corto di Pirlo, attenzione però anche in zona tiro, e a destro non riesce la deviazione a Kakà, sarebbe stata molto pericolosa palla sul fondo. Non ha avuto il tempo di coordinarsi, di con certa tranquillità ha tirato molto di fretta per sopraggiungere gli avversari, allora ha colpito malissimo. Al rilancio Manninger fu grande protagonista nella gara di andata a San Siro, il Siena pareggiò 0-0 grazie soprattutto alle prodezze del portiere austriaco che al Siena con un eccellente rendimento ha riconquistato anche un posto nella nazionale austriaca. Di testa Antonini, chiude Brocchi, sulla pallone Jankulowski, nel verticale a cercare Ronaldo, la sponda a beneficio di Kakà, buono il controllo di Kakà che poi combina con Brocchi, si allarga Kakà, spinge Brocchi, Kakà subito chiude il Siena però da quella parte. Gattuso, sponda per Ronaldo, attaccato Ronaldo, di forza mantiene il possesso di palla, poi allarga a beneficio di Brocchi, la cross in area verso Rivera, ha messo fuori Portanova, poi Antonini direttamente nel fallo laterale. Io vedo Ronaldo molto tonico, molto veloce nel movimento di gambe, non è al 100% però lo vedo bene, già l'altra partita ha fatto 4 cose importantissime e quello che sta migliorando giorno a giorno. Io lo vedo anche più magro, posso sicuramente dirlo. Vabbè, se lo vedi lo puoi dire, certo. No, perché molte volte in inganna la maglia bianca tante volte dà l'impressione che uno sia più grasso. Palline verticali, il suggerimento per Corbia, c'è Maccarone alla centro e le due stringono la marcatura su Corbia, l'intervento regolare di Bonera, calcio di punizione. Attenzione, palla in aria, Maccarone tagliato fuori. Non è finita, alimenta l'azione offensiva Antonini, il pallone per Maccarone, prova a liberare il sinistro, palla dentro, ha liberato Calazze. Il lancio in direzione di Kakà. Il colpo di testa a cercare Cozza sulla linea dei trequartisti, palla in verticale per Maccarone, leggermente troppo lungo, recupera Storari. Imposta Pirlo. Gattuso. Allarga per Cafu, va in copertura per Gassola, Pirlo, ancora Ronaldo che parte spesso da posizione arretrata, chiede 1-2 a Olivera, lascia sfilare, c'è Kakà, Brocchi tutto di prima, a sinistra è salito Jankulowski, Brocchi, azione insistita del Milan, Jankulowski, il sinistro in area, non alza a sufficienza il pallone. Insiste però il Milan, fermato Kakà che ha anche commesso fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione affidato a Manninger. Ottavo minuto, calcio di punizione per il Siena, lo batte Manninger. Corbia. Molinaro, il pallone per Cozza, Cozza palla dentro a cercare Maccarone, lo scatto dell'attaccante che non può arrivare, c'era Calazzi in copertura, si ripartirà con la rimessa al fondo per il Milan. Non ha fretta nell'andare al rilancio Storari, seconda partita al Milan per l'ex portiere delle Messina, eccellente l'esordio, stato praticamente determinante per la vittoria del Milan sul Livorno. Il colpo di testa di Pirlo, Olivera, gira per Kakà, Brocchi, posta Gattuso, si propone Cafu a destra, subito chiuso da Molinaro, Cafu va alla cross, pallone per Ronaldo, Manninger in uscita. Bravissimo Manninger in uscita, Ronaldo e la Lima non ha saltato, non potevano saltare. Perché... oltre il portiere sei già alto, il pallone era molto alto. Ribatte la Siena, l'azione impostata da Codrea. Per Gassola, cerca ancora Maccarone, in due vanno a chiudere, perfetto l'intervento come scelta di tempo da parte di Bonera che poi va anche ad evitare il fallo laterale.
Gattuso può far ripartire il Milan. Kakà parte dalla propria tre quarti. Cafu. Attaccato Pirlo. Intervento in pressione di Cozza. Maurizio, possiamo dire che non è una partita molto veloce, però le squadre si stanno attaccando molto bene, il Milan deve stare molto attento, soprattutto con i lanci in profondità, perché Maccarone si incugna molto bene da tutte le parti. Pirlo. Pressato da Cozza. Cafu. Uscite le pallone, c'è ripresa laterale fuori dalla Siena. Bergassola. Schiamato con Molinaro. La palla in verticale era diretta a Maccarone, intercettato, e il suggerimento da Pirlo. Il disimpegno di Cafu. Gattuso. In verticale per Olivera. Il movimento del brasiliano che però subisce la superiore stazza atletica di Porta Nova. Riparte la Siena, Bergassola in verticale. Ancora per Maccarone, che viene cercato spesso dai centrocampisti della Siena. Su Maccarone c'è Bonera, lo punta Maccarone, cerca l'affondo. Bonera non arretra di un centimetro. È bravo a chiudere in fallo laterale. Buona via di partita di Bonera contro un cliente pericolosissimo, contro come Maccarone, che oggi sembra molto ispirato. L'hai detto, sta muovendosi molto a destra, a sinistra, in profondità. Sta mettendo un po' a dura prova la difesa del Milan. Maccarone sta comportandosi molto bene. Bergassola. Cozza. Pressato Cozza, non riesce a verticalizzare, il pallone è recuperato da Molinaro. Lancio nella zona di Castaldello, che è rimasto in posizione avanzata, non ha rischiato il cross al volo, ma un improvvido controllo. Il pallone resta lì, Castaldello riesce ugualmente ad andare alla traversone, Maccarone anticipato, non è finita. Cozza si coordina per il tiro, e il destro respinto alla schiena di Gattuso, tutto nato da una bella giocata di Castaldello. L'apertura di Kakà per Cafu, che parte a destra, accelera Cafu, riesce a tenere il pallone in campo, c'è Molinaro su di lui. Arriva a sostegno Pirlo, lascia sfilare Kakà, la pallone per Pirlo, sale Jankulowski a sinistra, cambia versante il Milan, è chiuso Jankulowski, pallone ricevuto da Brocchi, accelera Brocchi, cerca la percussione, Brocchi attaccato da Bergasso, nel cross basso, e il pallone messo in calcio d'angolo all'intervento in scivolata da parte di Bertotto. Intelligente Brocchi, perché ha puntato molto sulla linea di fondo per fare poi il cross, è stato bravissimo, perché ha insistito, quelle palle sono i palloni che mettono in difficoltà la difesa, andare in fondo e crossare. È il primo angolo della partita fuori delle Milan. È pronto Pirlo. Palla sul primo palo, il colpo di testa di Olivera, che si è coordinato bene, palla sul fondo. Era leggermente anticipato sul primo palo, non poteva colpire bene, poteva solo toccare leggermente. Adesso è stato attentato di colpire, ma quasi sbagliato lì per un pelo. Andiamo a bordo campo, Marco Nosotti. Le indicazioni in questo momento di Mario Berretta sono: intanto attenzione al vento che tira, spira da destra verso sinistra, per chi guarda il nostro partita su Sky Sport, ovviamente su Sky Calcio, ed è una variante interessante. Poco fa Meininger poteva essere imbrogliato. Poi indicazioni per Antonini in fase di copertura e soprattutto per Maccarone: lui deve essere la punta alta di riferimento, fare movimento, Corvi un pochino più basso, e non deve avere Maccarone paura di andare al tiro. Bisogna andare al tiro dopo che le occasioni per Berretta un paio di volte ci sono state. Intervento irregolare di Cafu, che ha determinato il calcio di punizione finito a terra Corvia. Bergassola. Cozza. Si gira bene Cozza tra due avversari, accelera l'ex capitano della Regina, viene affrontato irregolarmente, calcio di punizione, calma, ordina Messina. 14esimo del primo tempo, anche Kakà adesso è costretto sulla difensiva, attacca il Siena. Il Milan ha concesso già 5 falli proprio in quella posizione lì, sulla mediana. Pallinare, c'è una deviazione, palla che arriva nella zona di Maccarone, è chiuso, prova a liberarsi di Cafu che non lo molla, insiste Maccarone, Cafu è sempre lì, arriva al sostegno anche Bertotto. Alla fine è Cafu che tocca il pallone per ultimo, c'è rimessa laterale a favore della Siena in zona d'attacco. È stato molto bravo Cafu, perché il Maccarone era dentro in aria, l'ha toccato leggermente per spostarlo per l'equilibrio. Attenzione! Le pallone in aria per Cozza, c'è Bergassola che si propone, Cozza si gira, gli piomba addosso Gattuso, sul ripalo prova a partire Ronaldo, il rimbalzo lo tradisce, insiste la Siena. L'inserimento di Antonini a sostegno Bertotto, posizione di cross, pallone toccato da Gattuso, poi libera Calazze, lo scatto di Olivera, l'anticipa Castaldello sul rilancio, chiude ancora Calazze, forse Storari l'aveva chiamato il pallone, poi Bergassola dalla distanza, viene contrastato da Gattuso, apre Pirlo,